Nome: Alessandro. Riccardo. Età: 26. 24 anni. Presentati. Allora, io mi sono laureato presso l'Università Europea, sono attualmente psicologo abilitato e sono co-founder di Neurosystem. Sono uno studente del quinto anno di giurisprudenza e sto avviando una startup. Il tuo miglior ricordo? Beh, il miglior ricordo che ho dell'Università Europea sicuramente è stato per quanto riguarda l'attività di volontariato con Angeli per un giorno. Abbiamo potuto dare una mano a tanti bambini che insomma sono rimasti anche felici di quello che abbiamo fatto e è stato veramente una bella esperienza. Essere stato rappresentante degli studenti e aver ottenuto importanti risultati. Qual è l'esame che hai odiato di più? Sicuramente l'esame che ho odiato di più è stato gruppi, non tanto per i contenuti dell'esame ma per la difficoltà dell'esame, era proprio qualcosa di assurdo, lo odiavano tutti, però siamo sopravvissuti. Nessuno in particolare. Perché ti sei candidato all'Innovation Corner? Allora, io mi sono candidato perché vorrei far conoscere il mio progetto, vorrei che si spargesse la voce perché io insieme al mio team abbiamo l'obiettivo di dare una mano a le persone a raggiungere i loro obiettivi e perché no aiutare anche a migliorare la loro qualità di vita. Per imparare e mettermi in gioco presentando il nostro progetto Ground Trader. Descrivi il tuo progetto. Neurosystem in tre parole sicuramente è neuroscienze, salute, performance. Calcio, finanza e fantacalcio. Cosa ti piace del progetto dell'altro? Beh, del loro progetto portare la cultura finanziaria all'interno del mondo del calcio, divertendosi, penso sia un'idea molto figa. I benefici psicofisiologici che possono apportare e migliorare la vita delle persone. Chi salirà sul palco del Career Day? Io spero che saliremo entrambi. Naturalmente mi auguro di salire perché ci tengo particolarmente a far conoscere il mio progetto e di far crescere Neurosystem. Io.